Ragazze, ragazzi, rieccoci qua su Sly 3, l'onore dei ladri. Proseguiamo, insomma, dove ci eravamo lasciati. Siamo a Venezia, ci stiamo occupando di Mario, di farlo tornare in squadra, e nel mentre anche del signor Don Ottavio. Ci occuperemo, immagino, abbastanza bene di lui. Adesso, facciamoci sta missione. Questo stand di fuochi di carnevale sarà la nostra base per il prossimo lavoro. Dobbiamo togliere tutte le insegne e i palloni che fanno pubblicità al grande spettacolo lirico di Ottavio. Capito. Se nessuno si fa vedere, chi può ricattare con la minaccia di affondare i palazzi? Perché perdere tempo con la dimostrazione? Scavare tutte quelle cisterne sarà stato un lavoraccio. Aspetterà finché non c'è un pubblico che lo guarda. Esatto. Ora ho messo insieme un po' di esplosivi abbastanza potenti da distruggere le ancore che frenano quei palloni. Purtroppo però sono a corto di miccia. Allora sarò svelto. Piazza la dinamite quando sei vicino alle ancore. Oh, boom! Pezzi di procione dappertutto. Aspetta. Via. Va bene. Ero in ritardo. Ricordati di piazzare la dinamite con il tasto cerchio vicino alle ancore o ti esploderà sulla schiena. Allora ignoriamoli. Ok, poco tempo. Ah, ecco. Ottimo, uno in meno a inquinare il cielo di Venezia. Torna allo stand. Ho già pronto un altro candelotto di dinamite. Il vento va nella direzione giusta per la seconda parte del nostro attacco. Sì, ma... quell'esplosivo aveva il rinculo. Era un bimbo in confronto a questa bestia feroce. Con questo non cincischiare, eh. La miccia è più lunga, ma tu dovrai correre più lontano. Bestia feroce? Corri, Sly, la bestia fa paura! Sarei anche a corto di miccia, però, cioè... fammela più lunga, voglio dire. Attenzione che se mi prendono... salto in aria, eh. Di qua. C'è anche Carmelita. Salve. Ah no? Ah. Forza, prima che il vento cambi direzione. Ce l'ho qui. Ecco la seconda parte del piano. Il pallone, portato dal vento, si scontrerà con l'insegna di Ottavio. Il gas del pallone prenderà fuoco e... BAM! Il pallone flambé è servito. Oh no, non c'è più vento. Il pallone si è impigliato. Scusa, amico, vedi se riesci a salire lassù e liberare il pallone, mentre inizio a mettere insieme un altro esplosivo per il lavoro. Che peccato, ci tenevo proprio a veder bruciare il pallone. È una reazione chimica affascinante. Ah sì, sicuramente, anche sono d'accordo, Allora, aspetta. Ok, questo è, penso, vabbè, riprodotto in maniera approssimativa, ovviamente, però... sa che è il campanile di San Marco? No? Però vabbè... sì, penso di sì, Ok... voilà. No. Ok, così. Un colpo secco con il bastone e dovresti liberare il pallone. Madonna, abbiamo spaccato tutto. Wow. Per questa operazione sembra che avremo una nuova bestia feroce. Vieni qui, Scusi, signore, siamo più... Ehi, lasciami andare! Sly, vieni subito qui! Vabbè, non abbiamo... paracadute, purtroppo, quindi... no, dico bene, no, infatti, quindi... oh! Aiuto, Sly! Questo è pazzo! L'ho chiuso fuori, ma... oh, no! Oh! Ah, mi ha preso! Ancora, attenzione! Madonna! Hop! No! Ecco! E vabbè.
Ah, qua mi fai fare. Per questa operazione sembra che avremo una nuova bestia feroce. Vieni qui, eh? Scusi, signore, siamo chiusi. Ehi! Aspetta, lasciami andare! Aiuto, Sly! Questo è pazzo! L'ho chiuso fuori, ma... Oh, no! Ok, qua è giusto. Stavolta abbiamo evitato tutti. Sai, un attimo. Ma dov'è? Ah. Aiuto! Ah, Sly Cooper. Uno dei miei ragazzi ha recuperato le foto che hai spedito alla polizia. Bel tentativo, ma questa città è mia. Metti giù il mio amico, o ti rompo tutti i denti, uno per uno, e poi te li faccio ingoiare. Credi di farmi paura così? Sei patetico. Ai miei tempi, per farci rispettare, usavamo dei modi. Bastava uno sguardo perché la gente se la facesse addosso. Credimi, vecchio cucù, io non faccio mai minaccia a vuoto. Oh, so tutto di te e della piccola banda di cui ti vanti. Senza la testa di questo piccoletto non saresti niente. Perciò penso che la svuoterò molto lentamente e la userò per fertilizzare le mie piantine. Sono allergico alle piante. Sly! Accensione! Ah, ma scusa, ha messo aia, le trappole. E poi rallenta però. Potenza ok. Lasciami andare, diavolo geriatrico. Stai zitto e resta fermo. Ma mi sa che lo devo solo inseguire un po' come... Attiva barriera. Opla. Giuro che me la pagherai. La tomba è gratis, non mi devi pagare niente. Attivazione. Ok. Perché appunto accelera se io mi avvicino, quindi secondo me almeno. Sly, muoviti. Smetti di urlare, coso. Coso. Attivare! No, non l'ho visto. Vuoi questo animaletto? E tientelo. Questa me la leggo al dito. Voi siete morti! Sei stufato? Cioè. Stai bene, Bentley? Sto bene, il mio amor proprio non tanto, ma guarirà. Ok. Carico completato. Aspetta, wait. Ci sono altre missioni per Sly. Facciamo quelle. Visto che stiamo impersonando lui. È sempre il momento sbagliato, però. Che cavolo. Aspetta. Ole. Sulla barca. Ok, allora dovrebbe essere qua... qui. Aspetta. Vediamo se mi dà un po' di vita questo, No. No, maledetto. Ah, anche questo. Oh, bene, un pochettino. Questo no. Bentley, direi che hai trovato uno dei ragazzi di Vincenetti. Vai alla polizia per il vecchio fagli abboccare e scappa. Sì, mi segue. Troppo vicino, non sono tranquillo. Muoviti. Ora coinvolgiamo quei gorilla mercenari. Ehi, falsi sbirri, tornate a casa vostra. A Venezia non ci servono altri stupidi. Ah beh, si offendono per poco, eh. Amico, forse non sono un vero sbirro, ma ho dei sentimenti. E tu li hai feriti. Parli con me, femminuccia? Non mi serve un invito per dartele. Beccati questo, teppista. Veneziano. Proprio un buon piano, Bentley. Ora sediamoci e godiamoci lo stomaco.
Grazie, sono fiero dei miei piani sotto. Con quel gorilla sotto il fuoco nemico c'è il 93% di probabilità che arrivi Carmelita e arresti tutta la banda di Vincenetti. Subdolo. Ispettore Fox è felice di vederla. Questo verme di Vincenetti mi sta facendo perdere la pazienza. Tieni la posizione, soldato. Lo prenderemo insieme. Ah, comandiamo lei. Ah, aspetta. A colpire il bersaglio. Ha una mira incredibile. Sì. Oh. Aspetta, cos'è che è? Il mega salto. Perché è di qua. Cioè, con noi al comando ha una mira infallibile, Carmelita. Ah, eccolo. Sei colpito. Ormai è nelle sue Opp. Mani. Sì, signora. Ok, lancia l'altro. Mi ricordavo. I Vincenetti sono dappertutto. Non posso resistere a lungo senza altra potenza di fuoco. Che mercenario sei? Non mi ricordavo che si comandava anche Carmelita. Ok. Continui così, ispettore Fox. Colpisca questo teppista. Qui sono in un mare di guai. Mi servono rinforzi e mi servono subito. Vabbè, sono degli incompetenti, scusate, ma. Cioè... No, voglio dire. Carmelita si è fatto schifo nella mira. Improvvisamente. Sarà addestrata. Ok, stiamo qua, direi. Ok, uno andato. L'ha conciato bene. Aspetta. Mira l'altro. Se no, siamo così. Tutti i settori sono stabili. Non è rilevata la presenza di nessuno dei ragazzi di Vincenetti. Bel lavoro, uomini. Per essere dei mercenari avete combattuto con onore. Sono fiera di voi. Insomma, vabbè. Fatto tutto io, ma vabbè. Ok, questo fatto, cosa manca? Una di Bentley e una nostra. Lì. Ok. Ha diviso in tre le mappe della stazione di pompaggio principale. Ognuna è ben nascosta dietro un dipinto dentro uno dei suoi bar legali. Non è molto furbo mettere un plotone di guardie davanti a un bar. Da quando gli abbiamo distrutto la ruota panoramica, ha schierato tutta la sicurezza. Infatti ha ordinato a tutte le sue guardie di controllarsi fra loro.
Se vogliamo entrare e prendere le mappe, non dobbiamo destare sospetti. Sono con te, mi travestirò, avvicinerò le guardie e gli dirò che sono andato a dargli il cambio. Quando la via sarà libera, ti farò entrare e potrai fregarti le mappe. Con me davanti alla porta nessuno sospetterà niente. Il costume viene assegnato come potenziamento. Quando le guardie ti fermeranno, dovrai imparare le parole d'ordine e ripeterle in tempo ragionevole. Se ci metti troppo o le dimentichi, capiranno che sei una spia. Ah, perché dall'aspetto sicuramente non si capirà, però... Ma quindi... Ah, mi è stato aggiunto... Ok, così... L1. Ok, vediamo. Cioè, non si capisce, no? No. Siamo troppo diversi. Ehi, tu! Dimmi la parola d'ordine diurna. Ecco la parola d'ordine, Sly. Cerchio, cerchio, X... Cerchio, cerchio, XX. Contralto, contralto, basso, basso. Già? Già. Ok. Allora, sei tu il sostituto. Grazie di essere venuto presto. Ho grandi progetti per stanotte. Carnevale, divertimento. E se Veneto... Eh sì. È beh, ci sta. Che abbia funzionato. Il tuo accento italiano è orrendo. Senza offesa. Entra e fregati le mappe. Non so tra quanto passa la prossima pattuglia. Laser da un muro all'altro. Possiamo fare... No? Troppo. Troppo. Ok. Ottavio è davvero della vecchia scuola. Se nasconde ancora le casseforti dietro i quadri. Mio padre le scassinava di continuo. Il trucco è trovare la combinazione nascosta da qualche parte nel dipinto. Magari ci vuole un po', ma c'è sempre. Basta scoprirla. È stupido, scusa. Cioè, mette la combinazione sul dipinto, non lo so. Comunque sì, la vedo. Guarda. Qua c'è un 4. Qua c'è un 9. Qua ci sono altri 4, 7, 9. Sarà questo? Forse questo è un'esca. Sarà questa qua, 4, 7, forse 7, 9, 7, 9, sì, vediamo, a vedere, sì, sono tre numeri, no, 4, no, 7, 9, Bel lavoro, qui è ancora via libera. Cioè... Resta forte con la soluzione davanti, vabbè. Beh, meglio per noi, Ci vediamo al prossimo bar. Mi muovo non appena hai preso il posto della guardia. Seconda strofa uguale alla prima. Adesso ci... Esatto. Perché devo andare di qua? Sì. Qua c'è... No. No. E non si aggrappa. Anche forse questo sta fermo. Questo sta fermo. Ah, posso fare così. Ecco. Halt! Dimmi la parola d'ordine del bar... Ok, ecco qui. XXXX triangolo. Basso, 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 soprano. Già? Già. Ok. Ma loro lo fanno apposta, aspetta. Ah, no, ok, c'è lui. Vediamo. Ehi, tu! Parola d'ordine della ruota, svelto. Come mi aspettavo, vai! Triangolo, cieco, cieco, triangolo, cieco, cieco, triangolo. Soprano, contralto, contralto, soprano. Ok. Sono contento di vederti. Mia mamma sta facendo gli spaghetti e sto morendo di fame. Ne voglio mangiare 3. No, 4 piattoni. Ehi, ti piace proprio come cucina? Scherzi. Nel suo sugo mi farei anche il bagno. È il paradiso.
Bravo, bravo, vai a mangiare. Problemi con quel tipo? Voleva lavarsi nella salsa di sua madre. Sì, beh, è strano. Sai, non riesco a togliermelo dalla testa. Hai mai assaggiato qualcosa di così buono? Non voglio distrarti, ma penso di non aver mai provato una cucina così. Non è che ci stiamo perdendo un intero universo di sapori? Capisco, hai ragione. Vediamo. Guardalo, l'ho visto. 968. Bene, fuori 2 su 3. Ci siamo quasi, amico. No. Ok. Sai, forse da queste parti c'è una trattoria tipica. Basta parlare di cibo. Concentrati, stiamo lavorando. Guardi ovunque, la morte è dietro ogni angolo. Hai ragione, ci resta un solo bar da colpire, poi siamo a posto. Ora dici cose sensate. E poi si mangia. Ecco. Dove che devo andare? Di là. C'è nessuno, strano. Ecco, ho detto troppo presto. Hop. Hopla. Ehi, tu! Parola d'ordine della ruota, svelto. Trasmissione parola d'ordine. Triangolo, circolo, triangolo, triangolo, circolo, circolo, triangolo. Soprano, contralto, contralto, soprano. Ok. Ok. Posto. Tu, lì! Qual è la parola d'ordine del carnevale? Un gioco da bambini, ecco qua. Quadrato, X, quadrato, 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 X, quadrato, quadrato. Tenore, basso, tenore, tenore. Mi spiace tanto. Sì, conosci il codice. Ma sai il mio soprannome? C'è un solo Tony B nel libro paga. E io sono famoso nella famiglia. Sono nuovo, mi hanno appena chiamato da Roma. A Roma mi conoscono. Praticamente sono il capo della mafia romana. Vuoi dirmi che lì non hai mai sentito il mio soprannome? Ah, mi squilla il telefonino. Devo rispondere. Forse è il capo. Sì? Ok. Parla con le altre guardie e vedi se qualcuno conosce il soprannome di Tony B. Vediamo, guardie come questo. Alt! Parola d'ordine della pompa! Ti carico la parola d'ordine! Tengo triangolo XX, tengo triangolo XX. Soprano, soprano, basso, basso. Già. Ok, fai pure. Ehi, conosci il soprannome di Tony B? Tony B? Quel bombolone. Come si dice? Un egocentrico. Non so niente di lui e non voglio saperne. Ecco. Vabbè. Vediamo qualcun altro. Non c'è nessuno, adesso che ho bisogno di qualcuno. Ah, ecco qua, qua. Tu, lì! Dimmi la parola d'ordine del bar... Ecco la parola d'ordine, Sly! XXX triangolo. Basso, 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 soprano. Mi spiace tanto. Già, è la parola d'ordine. A volte me la dimentico, sai. Ah, capita anche a me, amico. Ehi, sai il soprannome di Tony B? Sì, il ciccione vuole essere chiamato Tony Killer B. Che idiota. Davvero. Bel lavoro, hai scoperto il soprannome. Stai proprio bene con quei criminali, Sly. Forse dovresti cambiare squadra. Prenderti una stanza insieme ai Killer B.
Sì. Ehi, tu! Ma... dimmi la parola d'ordine diurna! Come mi aspettavo, vai! Come fa a saperle poi, Bentley? Contralto, contralto, basso, basso. Già. Halt! Parola d'ordine della casa di Ottavio? Oh, sì, ecco! Quadrato, triangolo, quadrato, quadrato, triangolo, quadrato, triangolo. Tenore, soprano, tenore, soprano. Ok. Allora, grand'uomo, il mio soprannome? Andiamo! Tutti conoscono Tony, il killer bee. Sei il terrore di ogni quartiere da qui alla Sicilia. Divertente. Almeno non sarò di guardia a carnevale. Ora chi è che ride per ultimo, amico? Io! Ecco chi! Non metterci troppo. Se quel tipo torna a chiacchierare, io me ne vado. Per capire queste cose mi ci volevano almeno 20 minuti. Tu invece vai come un missile. Vabbè, non è difficile trovare dei numeri in un quadro, eh. Voglio dire. Ok, oi, attenzione. No, dai, mi ero strato. Aspetta, là. Questo è... cos'è? Il castello della Contessa. O Praga, forse, sì. Hanno... guardalo lì. Sarà 113. Vediamo. No. Sì. Via di qui. Deve aver collegato un allarme. Aia, ui. Ah, c'era il riflettore, non l'ho visto. Hop. Dobbiamo tornare alla base e nasconderci. Quell'allarme sta richiamando guardie di tutti i tipi. D'accordo, abbiamo le mappe per la pompa del catrame. Qui abbiamo finito. Ma siamo Bentley. Oh. Sono in troppi. Non siamo arrivati, eh. Dobbiamo tornare alla base. Ecco. Incredibilmente ci hanno persi di vista. Base, dolce base. Già. Aspetta, qua è 208. Beh, non è che abbia accumulato troppi soldi, però prendo la bomba fumogena per Slice, magari quella può tornare utile. Adesso toccava a lui, mi pare, anche se siamo stati lui. No, dov'è? Ah, là, sì. Ecco. Palla di catrame. Ah, ecco qua, c'è anche Carmelita. Sly ha detto che mi stavi cercando. Ci servi per distruggere alcune cisterne di catrame. Ho smesso con queste cose. Ho trovato una nuova strada. Ed è una strada di pace. Andiamo, cos'è successo a il mare? Quello che faceva botte contro 10 uomini con addosso solo un asciugamano. Quello che prima dava un pugno e dopo non si preoccupava di fare domande. Dov'è? Dov'è il mio vecchio amico? Io? Mi dispiace, Bentley. Ho provato a salvarti, ma non ero abbastanza forte. Smettila, Mari. Non hai colpe e io non te ne do. La sola cosa che mi fa star male è aver perso un compagno.
Senti, voglio aiutarti. In fondo sei il mio secondo miglior amico. È solo che ho promesso di stare qui a meditare pacificamente finché l'acqua nera non tornerà pura. Beh, e se tu potessi aiutarci in modo pacifico? Non dovrai fare a pugni. Ci sto. Se è una cosa pacifica, distruggo tutto quello che vuoi. Sei uno studente del tempo di sogno australiano, perciò avrai imparato la forma di palla. Certo, la prima settimana. Bene. Assumi la forma di palla e blocca quel tubo di sfiato. La pressione crescerà e ti sparerà in cielo. Resta in forma di palla e distruggi le cisterne in giro per la città. Meraviglioso, sì, è proprio pacifico. Lo sciamano non avrà niente da ridire. Premi il tasto L1 per assumere la forma di palla. Oh, me lo togliamo questo. Premi il tasto X all'impatto per rimbalzare più in alto. Sto proiettando dei segnali per aiutarti a trovare le cisterne. Aspetta. Oh, perché poi comunque se becco qualcuno è violenza, eh. Cioè, voglio dire. Ok. Ecco. No, non l'ho preso. Sei grande, Murray. Quelle cisterne sono un punto essenziale del piano di Ottavio. Con quelle fuori gioco sei molto vicino a vedere l'acqua nera diventare chiara. Te lo prometto. Ah, eccoli. Basta. Beh, non lo becco, dai, non voglio provare. Magari poi fallisco. Aspetta. Rimbalzo perfetto, amico. Quello però mi sta inseguendo, eh. Non per dire, ma... Ah, lì? No, vai via. Ah, ok, non ho fallito, va a posto. Però... Hai davvero imparato a tenere il tempo giusto? Quella cisterna non ha neanche capito cosa le è successo. In senso pacifico, eh? Sì, sì. Aspetti qua. Continua così e gli ambientalisti ti ringrazieranno. Anche il WWF, tutti. Attenzione. L'ultima. No. Era l'ultima. Davvero bel lavoro, Murray. È un piacere rivederti in azione. Beh, non ho dimenticato chi sono i miei amici. Sto solo giocando a carte con un mazzo diverso. Il ritorno sul palco di Ottavio avverrà fra poche ore. Dobbiamo prepararci per la prova più dura. Pronti per l'operazione? Basta catrame. Il nostro obiettivo è far tornare Murray in squadra. Sly, per cominciare tu ti travestirai e ti intrufolerai nel teatro. Scendi fino alla sala della pompa e fammi entrare attraverso la porta laterale. Grazie alle mappe che abbiamo rubato, so dove piazzare le bombe per distruggere quell'aggeggio. Poi punteremo il dispositivo di distruzione di Ottavio. Capisci bene che non possiamo lasciare un'arma così potente nelle mani di un pazzo. Perciò io distrarrò il vecchiaccio con un duello lirico. Di certo non mi attaccherà finché siamo tutti e due sul palco. Nel frattempo tu taglierai i fili del lampadario e glielo farai cadere sulla testa. Io ruberò il dispositivo e insieme andremo a cercare Murray. L'acqua nera di sicuro starà già tornando chiara e lui sarà libero di venire con noi. Ok, a parte lui. Ah, qua te lo segna. Operazione basta catrame. Da dove? Non vedo.
Ah, di là. Aspetta. Sì, anche qua, appunto, magari se mi gira prenderò qualche moneta. Tesori non ne ho visti, almeno non mi pare di averne visti in giro. Per i gadget però non sto troppo a, insomma, a spenderci sopra, ecco. Anche qua sì, sono importanti, e prenderò quelli magari necessari, ecco. È tutto. Ottavio arriverà tra pochi minuti per lo spettacolo. Siamo stati in gamba a far sparire le pubblicità. Non è venuto nessuno. Niente pubblico uguale a niente prova di demolizione. Vero? Ma per finire il lavoro dovremo eliminare la pompa di catrame principale. Travestiti ed entra nel teatro. Poi scendi fino alla sala della pompa e fammi entrare dalla porta laterale. Signor, sì signore. Ok. Opla. Halt! Dimmi la parola d'ordine del bar. Ti carico la parola d'ordine. Ok. Basso, 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 soprano. Già? Non starci tanto, lo spettacolo del boss sta per iniziare. Tieni il costume o l'operazione sarà un disastro. Alt! Ma... dimmi la parola d'ordine del bar. Come mi aspettavo. Ah, questi, cioè, sono entrato, che vuoi, cioè. Basso, 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 soprano. Già, lo spettacolo sarà una rottura. Detto fra noi, io odio l'opera. Devo andare di qua. Ehi, tu, parola d'ordine della pompa. Trasmissione parola d'ordine. Soprano, soprano, basso, basso. Mi spiace tanto. Sono mesi che il capo si esercita per questo giorno. Canta benissimo. Se lo dici te. Maledizione, una porta a doppio pulsante. Io penso a qualcosa. Dammi un attimo. È arrivato lui. E tu? Non ti riconosco. Qual è la parola d'ordine segreta della soprano? Ok, ecco qui. Quadrato X, quadrato quadrato X, quadrato quadrato. Tenore, basso, tenore, tenore. Ok, passa parola alle altre guardie. Durante lo spettacolo non voglio essere disturbato per nessun motivo. Sì, signore, e io verrò senz'altro ad assistere. Devo scendere un secondo alla sala della pompa, poi correrò vicino al palco. Se non disturbo, mi potrebbe aiutare con questa porta a doppio pulsante di sicurezza? Ma certo, lo faccio con piacere per un amico che ama la musica. Pensa a te. Al tre. Uno, due, tre. Vai in fretta, non vorrai arrivare tardi. Ci ha dato una mano lui stesso. Sly, di qua. Felice di vederti, amico. Ok, dobbiamo fare in fretta, finché lo spettacolo sta per iniziare. Pronto con le bombe? Quando avrò colpito tutti e sei i condotti, la pompa dovrebbe perdere potenza. Guarda, se le bombe attirano qualche guardia, penso io a combattere. Tu concentrati su quei tubi e basta. Dobbiamo rispettare il piano. Ok, sono questi qua, sì. Hop. Ah, guarda. No. Aspetta. Ecco, meglio due, va. La vedo difficile, ci vorranno altre bombe. Ah, aspetta. Ah. Così. Abbiamo compagnia. Tu stai su quei tubi. Cosa potrebbe diventare se... Diciamo così. Boh, a caso. Distrutta. Oh. La situazione è critica, farei meglio a muoverti con quei tubi. Ma...
Ah, perché hanno... Ok, aspetta, allora. Qua potremmo fare anche così. La vedo difficile, ci vorranno altre bombe. Che cavolo, le bombe fanno male. Ovviamente. No. Fanno anche molto male. Cioè, massimo 3 ne posso mettere. La cosa potrebbe diventare seria. Oh. No. No. Mia, mia. No. Situazione critica, farei meglio a muoverti con quei tubi. Aspetta, proviamo. Via. Via. No. Vai, preso. Oh. Oh. Tubo, dov'è? Ah, è questo. Ehi. No, qua è, aspetta, è complicato. Ah, vai, un po' di vita. Va bene. Ma no. Aia. Bastardo. Che stupido. No. Non riesco a prenderlo questo. Ok. Oh. Dai. Vita. Oh. Oh. No. Ah, sono finiti? Porca vacca. Questo devo prenderlo come primo. Aspetta. Ok, vai. Buon lavoro, socio. Siamo ancora in tempo per lo spettacolo di Ottavio? Stiamo rispettando la tabella di marcia. Se i miei calcoli sono esatti, tra poco dovrebbe cantare un'aria scritta in origine come duetto. E allora colpiremo. Pensi che ti farà salire sul palco con lui? Ma certo, è un musicista! Sarà felicissimo di avere un contrappunto! Solo stai pronto a lanciare il lampadario dopo che lo avrò tirato lì sotto! Signor fertilizzante, hai un ultimo desiderio? Non ho saputo resistere alla voglia di vederti cantare, la nostra comune passione. Sei un cantante? Bene, sta per iniziare un duetto. Prima cantiamo e poi ti sbudello. Forza, nonno! Canterò di certo meglio di te. Quadrato XXXX. Cerchio. Triangolo e poi sempre X. Triangolo. Somma. Vabbè. La, la, la.
Triangolo XX quadrato. Eh sì, anche prima del tempo, vabbè. Tutti in arresto. Lo spettacolo è finito. Ha ancora il dispositivo di distruzione. Non si fermano mai. Mai! Io guido, tu spari. Mi servono rinforzi. I criminali sono diretti a est. A tutte le unità, convergere! Roger! Scusami, Cooper. Questa volta sei circondato. Non puoi andare più veloce! Lo sto facendo. Sparagli al motore e sono nostri. Il canale è pieno di sbirri. Siamo in quasi rossi! Aspetta. Ah, già che sei, sì. Aspetta, aspetta. Oh, ehi, lancia le mine. Attenzione, bandini. State viaggiando ad una velocità non sicura e illegale. Spegnete i motori e preparatevi a essere abbordati. Collaborate nel terremoto. La stiamo aiutando, ma vabbè. Dai che gli va a fuoco il motore. Aia. Aia. No, nessuno fa meglio di Ottavio. Nessuno. Vai così, Bentley. Il controllo, pronto a una fermata improvvisa. No, più a sinistra, idiota, ci schiantiamo. Basta così, Ottavio, hai perso. Dacci il dispositivo di distruzione, proveremo a squagliarcela tutti insieme. Mi avete fatto diventare matto, proprio bravi. Mi ci sono voluti 6 mesi per preparare tutto questo, ma ehi, non è ancora finita. Ragazzi, guardate quella barca che perde il controllo. Salta e si schianta! Distruzione! Mitico! Pensi che sia mitico, teppista? Mostro, smettila, smettila. Murray, ho bisogno di te. Non ho mai visto nessuno così veloce. Ottavio è vecchio ma ancora in gamba. Lo prenderemo insieme. Ma ho giurato allo sciamano che avrei rinunciato alla violenza.
e l'acqua è ancora nera. Diventerà chiara fra poco, fidati. Ora prendiamolo. Fai bene ad aver paura, ippopotamo. Peccato che il tuo amico invalido non sia furbo come te. Mari! Aiuto! Va bene. Mi pulirò i denti con la tua spina dorsale. Il ritorno de il Marray. Ah, comandiamo. Troppo veloce, spingilo nella vasca del catrame, lo dovrebbe rallentare. Ok. Aia. Attenzione. Vai, è finito anche in acqua, si è lavato un attimo. Aspetta. No. È secca, sbloccherò la prossima. Beh, ma scusa, ma... Io ci sono, spingilo dentro. Aia. Aspetta, no, devo per forza... Sì, devo per forza... Aia. Vita, magari. Porca vacca, lui... Aspetta, vieni qua. E cavolo, fai il contrattacco. Aspetta. Non posso distruggere qualcosa. Ecco. Sono pronto col catrame. Aspetta, no. Ok. Queste pompe non hanno più catrame. Ho visto altre valvole verso la stazione di polizia. Andiamo a fare il pieno. Senza il catrame vi schiaccerò come insetti. A me io mi sposto, tu non mi fai niente. Anzi, magari prendo qualcosa, magari un po' di vita. E invece mi ha preso. Qua è giusto, sì. Oh, non mi niente vita, Forse avete altro catrame, ma io non mi tiro indietro. Ascoltate la canzone della vostra morte. Il Marri non conosce canzoni, solo il suono del corno che annuncia il suo trionfo. Stupido, smetti di parlare, muori. Aspetta. Ok. No, mi ha preso di ritardo. Una è fatta. Vado un'altra valvola. Niente, vita. Attenzione. Io ci sono, spingilo dentro. No, mi ha preso. Non ho quasi più vita. Mi sa che... Aspetta, poi... infatti, troppa poca vita. Aspetta, mi fa rifare da... dall'inizio. Troppo veloce, spingilo nella vasca del catrame, lo dovrebbe... Allora... Praticamente niente, devo dargli due cazzotti e poi allontanarmi. Se voglio non venire colpito dal suo contrattacco. Quello è un problema, praticamente. Attenzione. Aspetta. È secca, sbloccherò la prossima. Aspetta. Si va un po' più piano, però almeno non si viene colpiti. Via. Ah, no, mi ha preso. Ha preso dopo. Ok. Ok, preso. Aspetta. La valvola è secca, ne aprirò un'altra. Tieniti forte.
Piano piano. Pronti col catrame? Vai. Cioè, ci ho messo proprio sopra. Aia. Ok. Ok. No. Dai, dai. Quasi ci siamo. Vado alla prossima valvola. No. Manca pochissimo, aspetta un attimo. Catrame è pronto a scorrere. Ok. Allora è così. La vecchia guardia se ne va e arriva una nuova generazione. Esatto. Siamo arrivati, senza dubbio. Andiamo, Murray, ho il dispositivo di demolizione. Prendiamo Bentley e scappiamo. Gli sbirri sono vicini. Dopo la battaglia siamo tornati da Bentley e lo abbiamo raschiato via dal marciapiede. Siamo riusciti a portarlo via proprio sotto il naso di Carmelita. Ottavio invece non ha avuto fortuna. E per quello che ha combinato a Venezia si è preso 30 anni dietro le sbarre. Credo che gli italiani non amino chi rovina i loro monumenti. Ironia della sorte, in galera è diventato un cantante di successo. Dopotutto, la maggior parte dei suoi fan era dentro con lui. Ma per noi il vero premio è stato riavere nella banda il nostro vecchio amico. Quando si è rimesso i guanti e la maschera, è stato chiaro a tutti, e soprattutto a lui, che il Murray era tornato. Ottimo. Ottimo. Rissa agli antipodi. Vediamo.